Ok, stop. No, stop. Scusa un attimo. 80. 8. Duetto. No. Duetto. Certamente. 8. Ta. Bravissimo. Allora, 1980. Molto bene. Di dove è? Vai a vedere. Di dove è? Cinese. Cinese. Di Pechino. Benissimo. Quanto lei è nata in Cina, quindi è cinese. Capito? Asib, mi fai un piacere così. Guarda là che c'è l'Asia. Mi vai a vedere dov'è la Cina e dov'è la città di Pechino. Più su, più su. Qui maestra. Guarda, da qualche parte c'è Pechino. Ecco. Se io voglio sapere il nome di una persona, qual è la domanda? Che domanda faccio? Come ti chiami? Allora, come? Come ti chiami? Chiamo. Tu finisce con i, ti chiami. Ah, sì. Io abito, tu abiti. Io lavoro, tu lavori. Ok. Tom. Di dove sei? Io sono afghano. Di? Afghano. Di Panche. Perfetto. Io non lavoro. Con io come finisce? Lavoro. Io non ho parole, guarda. Lavoro. Ok. No, io non lavoro. Punto. Cosa vuol dire disoccupato? È una persona senza occupazione, cioè che non lavora. Senza casa, senza casa. No, senza casa può avere la casa, però non lavora. Disoccupa. Pa. To. To. Punto. Faremo anche dei dolci a lievitazione come il plum cake accompagnato da una crema inglese e una torta tipo pan di Spagna da farcire con la crema pasticcera e da guarnire poi con della frutta. Intanto ci mettiamo alla postazione così potete iniziare a lavorare. La classica sarebbe un uovo intero, cioè albume e tuorlo, più un rosso che è il tuorlo. L'altro albume lo puoi mettere qua, qua ci metti quello intero, qua ci metti un altro rosso e il bianco lo metti là. Cerca di sbriciolare così, perché se fai così si unisce, no? Invece sbriciolando così crei proprio le bricioline. Benissimo. Poi, ecco, adesso man mano si scalda un po'. La adagi sul fondo, vedi, devi preoccuparti che tocchi tutti i punti del forno. Poi la schiacci, guarda, così deve arrivare fino a lì, capito? La fai aderire bene al bordo dello stampo schiacciandola. Quella che t'avanza, dopo la andiamo a tagliare e la metti dove ti manca, capito? Per cui vai a dare una bella mescolata alla tua marmellata. Allora? Allora non è? Allora ti papà. Allora? Ciao. Ciao.